Ed eccoci qua, buongiorno cari amici, come ogni mattina puntuali 11:20, 11:21, portate pazienza, il minuto di ritardo ci può sempre stare, ma siamo qua per tenervi compagnia per una bella puntata con tanta bella musica, oggi in una giornata un po' particolare. Oggi è il 18 marzo e effettivamente è stata scelta come giornata, lo vediamo qui nella nostra immagine, eccola qua. 18 marzo, la giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid. Un anno fa, giusto un anno fa, ci ricordiamo sicuramente di quell'immagine della provincia di Bergamo, se non sbaglio, di tutti questi camion che partivano con tutte le bare sopra e purtroppo tante vittime del Covid. Noi siamo vicini a tutti i familiari di queste vittime e la vita deve andare avanti e andiamo avanti con la nostra trasmissione. Intanto do il benvenuto a tutti coloro che si stanno collegando su Nima Radio TV e anche sulla nostra radio 94.3 Radio Nova o www.radionova.it. Salutiamo tutto l'Appennino reggiano che è all'ascolto. Partiamo con la musica e ho scelto proprio questa canzone, la conoscete già ma la voglio riproporla perché il tempo passa e l'amore non passa mai, ovviamente in questo caso l'amore per i propri cari che non ci sono più. Eccola qua. E voilà, eccoci qua ragazzi, è sempre bella questa canzone. E proprio oggi che è giovedì, l'EMA dovrebbe farci sapere qualcosa riguardo dei vaccini AstraZeneca. Sono lì 40 milioni di dosi che aspettano, poi tra l'altro sentivo alcuni numeri al telegiornale, si parlava di oltre quasi 110 milioni di dosi. Ecco, 110 milioni siamo a posto tutti quanti, perché anche se uno facesse le due dosi dovremmo essere a posto già con tutti questi quantitativi. In più dovrebbe arrivare anche Johnson & Johnson, che è una dose unica. Speriamo ragazzi di saltarci fuori e che arrivi presto la bella stagione e così si dovrebbe anche scemare un po' la cosa, va bene? Buongiorno, la nostra Dora, ciao cara Dora, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti e felice giornata. Il nostro Luca ci sono, mi fa molto piacere, mamma, ciao cara mamma, buongiorno Nico, e la nostra Roberta puntuale con il suo messaggino di ottimismo e questo mi fa molto piacere. Buongiorno carissimo e meraviglioso Nicola, buon giovedì. In questo giorno nuvoloso mette tanta tristezza finalmente ci sei tu con la tua splendida musica e allegria. Un abbraccio grandissimo Robby e Riccardo. Ragazzi, rimanete collegati perché a mezzogiorno in esclusiva nazionale una ospitata di una grande cantante, Tonia Todisco. E a dire la verità siamo riusciti a fare questo collegamento dopo un anno dal blocco totale, perché effettivamente lei aveva qualche problema di connessione nella sua zona, allora abbiamo dovuto trovare un escamotage che abbiamo trovato e oggi così vi possiamo accontentare anche con questa bravissima cantante. Altro messaggio che arriva, Giuliana Grasselli, ciao Nicola, un abbraccio, ciao carissima Giuliana, e andiamo avanti con la musica. Ho scelto una bella cumbietta di Giacomo Zanna, Arriva Vento d'Oriente, eccola qua. Eccoci qua, e carissimi amici, ho avuto il piacere di ricevere un messaggio gratitissimo dall'amico Giacomo Zanna che mi sta guardando in questo momento, neanche a farla apposta, guarda, io mi metto in contatto subito in diretta per fare due chiacchiere con lui, quale cose vanno fatte in diretta come... Pronto? Buongiorno Giacomo, sei in diretta in trasmissione? Ecco. Mi senti? Non ho capito niente. Sei in diretta in trasmissione, ti ringrazio per il messaggio che hai mandato. No, grazie a te. Come stai innanzitutto? Bene, bene, benissimo. Ero qua che stavo suonacchiando, stavo provando delle cose, mi sono preso 10 minuti di pausa perché ho detto basta, se no non ci salto più fuori, e ho aperto Facebook, stavo guardando un attimo te, ho sentito che hai detto mettiamo una cumbia dell'amico Giacomo Zanna, ho detto come? Come? E beh, ma ti ricordi, come? No? Ti ricordi quei video fatti in una situazione normale, chi l'avrebbe immaginato, certo, che il nostro mondo, certo, si sarebbe fermato in questo modo, caro Giacomo? Ho visto una tua immagine con la barba bianca ormai, È bella, è bella quella lì. Sì, ho preparato il manifesto per quando ripartiremo, fra
prossimi 7-8 anni. Speriamo di no, assolutamente. Ascolta, no, Giacomo, io ti rinnovo l'invito a fare una diretta, se tu hai tempo, magari ci mettiamo d'accordo tramite messaggio nel pomeriggio e troviamo una mattina quando sei disponibile e così ci colleghiamo, ok? Molto volentieri, Nicola, grazie mille. Grazie a te. Un saluto a tutti, un abbraccio a tutti e speriamo di rivederci e di riabbracciarci dal vivo. Esatto, e non tramite Skype o questi mezzi che comunque ci stanno dando una mano, almeno siamo in collegamento. Esatto. Ciao Giacomo, buona giornata. Ciao a tutti, ciao Nicola, ciao, grazie ciao. Ancora. Ciao. Mi piace fare le sorprese. Romina Censi, buongiorno Nicola, grazie della tua compagnia. Ed è arrivata anche la nostra cocò Monica, buongiorno Nicola, un saluto a tutti, in particolare al grande Giacomo. Vedi, sei arrivata proprio quando era al telefono Giacomo, perché tu hai un bellissimo ricordo di una seratina, soprattutto di un cembalino che andò a finire da qualche parte. Insomma, non stiamo lì a precisare la situazione. Voglio approfittare e salutare il signor Attilio Alfieri che mi guarda da Parma. Caro Attilio, dovevamo festeggiare il tuo compleanno l'anno scorso in quei di Tortiano con l'orchestra, insieme a tua nipote Marina, a Max. Tutto rimandato, vedremo se riusciamo a farlo, magari se non quest'anno, l'anno prossimo. In qualche modo dobbiamo recuperare sicuramente la data, mi raccomando. Andiamo in musica e vado con Incessantemente. Eccoci qua, io con la Cocò, eccola qua. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Antica tenuta Santa Teresa, ristorante alla carta e location per eventi e cerimonie, ti invita a degustare la prestigiosa cantina con più di 100 etichette tra italianità e tradizione ed assaggiare le specialità dello chef Paolo Dall'Asta ed il suo staff. La famiglia Ferrari vi invita a provare il calore e la professionalità di 20 anni di esperienza. Per prenotazioni il numero è 0521 46 25 78 oppure 348 24 91 140. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 19 12 091. E come dice la nostra Cocò, ricordatevi ragazzi che per la vostra pubblicità ci siamo, quando volete pubblicizzare qualcosa noi siamo qui al vostro servizio, ne approfitto cosa volevo fare? Volevo salutare l'amica Conci che ci sta guardando, grazie cara Conci per l'adesione al nostro progetto Nima Nature e ci sentiamo prossimamente, molto bene. Ragazzi, ho visto che siete in parecchi che ci state seguendo, ne approfitto per ricordarvi un appuntamento di domenica nel nostro aperitivo musicale. Nima Nature presenta l'aperitivo musicale con Nicola Marchese. Domenica 21 marzo ore 17:30 dove su Nima Radio TV, Facebook, mettete mi piace alla pagina, oppure YouTube vi potete iscrivere al nostro canale che sicuramente da domani ripartirà. Volete sapere come è andata a finire? Che mi hanno risposto da YouTube e non mi hanno dato una motivazione, mi hanno detto che per loro va bene così. Avete capito? Funziona così, loro ti bloccano e non ti danno neanche la motivazione, ma comunque va bene lo stesso, andiamo avanti, cambieremo
la situazione molto probabilmente non faremo più le live in diretta su YouTube, le caricheremo al pomeriggio e sono costretto comunque a ritagliare anche la musica, perché se no andiamo incontro a dei continui blocchi. Vedete voi, siamo qua per tenere compagnia, per fare ascoltare tanta bella musica e purtroppo le piattaforme ogni tanto si mettono di traverso, ma le prime a mettersi di traverso sono le stesse case discografiche che fanno bloccare dalle piattaforme i loro brani. Forse per me non li metterei più in onda, ma la trasmissione è fatta di musica, cosa volete che vi dica? Andiamo, dai, ne approfitto con ricordarvi questa situazione. Casal Grande, chissà se all'ascolto l'amico Mauro Dallari, arriva una bella mazurka Rosalia, suonata da Maio e dal nostro Marco. Eccola qua. Mamma mia che ricordi, ragazzi, vedere così tanta gente, tante persone ballare in mezzo a una pista è un ricordo ormai lontano, diceva una canzone. Luca Vitali, hai ragione Nicola, riferito al discorso di YouTube. Ho ragione, sì, caro Luca, ti ringrazio dell'appoggio. Romina Censi, se possibile mi piacerebbe ascoltare musica e parole. Vabbè, abbiamo già mandato una canzone nostra, però vista la richiesta ci guardi tutti i giorni, cara Romina, non ti posso dire di no. E poi tra l'altro da mezzogiorno in poi avremo l'ospite, faccio sicuramente in tempo ad accontentarti. Tra l'altro si parla di musica e parole, c'è in mezzo anche la Cocò, chi si fa vedere nella nostra diretta? Marzia Paini, che saluto, la sua vicina di casa. Allora, un anno fa in tempo di lockdown l'amico Diego Zamboni mi mandò questo brano, e appunto scritto e cantato e registrato proprio in situazione di lockdown. Basta il pensiero, e io lo voglio dedicare all'amica Dora che è all'ascolto. Vai. Ehi, che cosa succede, ragazzi? Dora, cos'è questo messaggio? Grazie Nicola per Zamboni, oggi mi ci voleva qualcosa che mi tirasse su, giornata di crisi, meno male ci sei tu e la tua bella musica. Dora, dobbiamo stare tutti uniti, assolutamente, non è che io sono da meno, perché ogni tanto, soprattutto al pomeriggio, quando finiscono le trasmissioni, che sono in ufficio e comunque non ti puoi muovere, se non per lavoro, ti prende lo sconforto, però bisogna resistere, perché tra poco noi cominceremo a uscire, sono convinto. Luca, te lo do sempre il mio appoggio perché ti voglio bene, fratellone. Grazie Luca, lo so che posso contare su di te. Ragazzi, andiamo avanti perché tra poco arriva l'ospite e non voglio farmi trovare impreparato. Ne approfitto per dedicare questa canzone all'amica Romina che l'ha richiesta, musica e parole. Eccola qua. Bella questa canzone, siamo pronti, rimanete fermi lì ragazzi, non muovetevi perché tra poco ci metteremo in contatto con l'amica Tonia Tudisco e saremo in sua compagnia per ben mezz'ora. Andiamo avanti e voglio ricordarvi il nostro progetto Nima Nature, ragazzi, ecco qua, andiamo subito a ricordarvi la pagina, voilà. Ecco, sostenibilità, uno stile di vita, ma voglio fare di più, oggi sono generoso e vi porto all'interno della nostra pagina, eccola qua, vedete cari ragazzi, questa è la nostra pagina come si presenta. Al tasto ordina ora potete vedere che, cliccando, adesso non lo clicco perché ho già pronta la pagina dall'altra parte, perché se no non vorrei assolutamente fare dei danni, però all'interno della pagina, come potete vedere, potete trovare tutti i nostri consigli sui vari prodotti. In questo caso ci sono le Caps Move per le vostre articolazioni, se c'è qualche acciacchino alle articolazioni, vanno lubrificate le articolazioni, questa è la capsula apposta per questo problemino. Poi andiamo a vedere, poi noi postiamo anche i nostri video, le nostre foto, le vostre foto sono quelle che ci mandate con i prodotti acquistati e noi tac li andiamo a postare qui su. Ragazzi, dopo una volta cliccato il tasto ordina ora vi rimanda al nostro sito di e-commerce, eccolo qua, sul sito Ringana, dove trovate la mia fotografia, e cliccando su login, e la vedete qui, guardate qua, ecco qua la login sopra il cavolfiore per intenderci, potete andarvi a iscrivere da soli
e mettendo la vostra email, la vostra password, dopodiché entrate nel nostro magico mondo di Ringana. Avete capito, ragazzi? Vi ricordo ancora una volta l'appuntamento di domenica con il nostro aperitivo musicale offerto da Anima Nature con Nicola Marchese, domenica 21 marzo, il primo giorno di primavera, ragazzi, ore 17.30 su Anima Radio TV, Facebook e YouTube. Va bene? Andiamo in musica, andiamo con la canzone della nostra Tonia Todisco, dopodiché saremo in sua compagnia dopo la pubblicità. Intanto, Moglie e Voglie, una simpatica canzone, dai, eccola qua. Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Antica tenuta Santa Teresa, ristorante alla carta e location per eventi e cerimonie, ti invita a degustare la prestigiosa cantina con più di 100 etichette tra italianità e tradizione ed assaggiare le specialità dello chef Paolo Dall'Asta ed il suo staff. La famiglia Ferrari vi invita a provare il calore e la professionalità di 20 anni di esperienza. Per prenotazioni il numero è 0521 46 25 78 oppure 348 24 91 140. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 19 12 091. Eccoci qua, cari amici, siamo arrivati, ho fatto 3.000 telefonate, non mi rispondeva, avevo paura, ragazzi, però è giunto il momento di presentarvi la mia ospite, signore e signori, Tonia Todisco, buongiorno! Bella, buongiorno a tutti, ciao caro, tutto bene? Tutto bene, come quello che può essere bene. È un po' di tempo che non riusciamo a vederci in onda, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Sì, siamo riusciti a fare questo collegamento tramite WhatsApp video ed eccoci qua. Allora, come stai Tonia innanzitutto? Beh, innanzitutto salute, benissimo, fortunatamente, quindi già va bene così. Per il resto siamo tutti nella stessa barca e continuiamo a remare, speriamo di arrivare alla riva. Esatto, perché tieni conto che è già passato un anno e la situazione è ancora qua per quanto riguarda le nostre orchestre, le nostre serate, sale da ballo locali, non sembra dare un cenno di ripartenza, o sbaglio, cosa dici tu? E non c'è nessuno che ne parla di noi, perché noi proprio siamo l'ultima ruota del carro e quindi niente, vabbè, speriamo. L'anno scorso speravamo, in questo periodo speravamo nell'estate, anche quest'anno speravamo nell'estate, invece mi sa tanto che anche quest'anno... dovrebbe essere, lo dicono anche sui telegiornali, sulle varie testate giornalistiche, che dovrebbe essere il fanalino di coda questo qua, grazie anche a questi vaccini che devono arrivare. Oggi l'EMA si pronuncerà sul discorso del vaccino AstraZeneca, speriamo bene, tanto noi dobbiamo ancora aspettare, non è ancora il tempo nostro, no? No. Siamo troppo... Continuiamo ad aspettare. Dai, speriamo nella prossima estate, cioè dell'anno prossimo, il 2022. Ah, 2020, tu addirittura la vedi così lunga la situazione? Ma io... Per noi sì, per il nostro genere musicale sì, sicuramente. Però dai, speriamo. Beh, intanto guarda, io mi accontenterei già a cominciare a fare qualche ospitata, qualche seratina piccola, giusto, intanto la libertà, avere la libertà. Per quello sì, sicuramente, poi magari quest'estate, insomma, situazioni dove ci sarà il distanziamento, eccetera, magari si riesce a fare come l'anno scorso,
qualcosina. È chiaro che dobbiamo avere tutti il buon senso, perché poi grazie a coloro che non hanno il buon senso finiamo di nuovo tutti chiusi dentro. Esatto. Però esatto. Se si ha il buon senso del distanziamento, la mascherina, eccetera, sicuramente magari si potrà almeno quest'estate, quindi che dove saremo all'aperto, che fare anche qualcosa inerente alla musica per... insomma, per vivere. Esatto, soprattutto perché alla fine qualche cosa di diverso si sta facendo, ma è giusto per tenere ovviamente la mente impegnata. Andiamo subito in musica ed ecco che arriva la tua canzone, Se ogni tanto, tutta per voi. E vai! Eccoci qua, Io non resisto senza di te, no, anzi noi non resistiamo senza il nostro pubblico, vero Tonia? La musica! Senza la nostra musica! Intanto c'è un bel messaggio di un'amica, Lella Mazzoni, che dice: ciao Nicola, vorrei fare un saluto a Tonia con un abbraccio forte, kiss, Lella e Angelo del Fans Club. Abbiamo la nostra Tonia che si è un attimo bloccata. Ci sei, Tonia? Ci sei? Mi senti? Pronto? Tonia? Ecco, si è staccato, ragazzi, il collegamento in questo momento. Andiamo con la musica. Amami. Anzi, no, volevo far vedere un attimo una fotografia. Adesso ripristiniamo sicuramente il collegamento. E guardate questa foto che arriva da Ospitaletto di Ligonchio. E l'amica Ombretta Confetti che dice: qua non nevica mai. No, no, proprio zero. Un saluto e un abbraccio da Ospitaletto a tutti quanti. La nostra amica Ombretta ci segue dalle frequenze di Radio Nova 94.3. Siamo pronti con un'altra canzone, Amami, e intanto ripristiniamo il collegamento. Eccoci qua, ce l'ho fatta ripristinare il collegamento, però adesso stai ferma lì, Tonia, non ti muovere più. No, non tocco più niente, non mi muovo più. Intanto c'è un messaggio per te da parte della nostra Dora Branchetti. Ciao carissima Tonia, ti chiedo di nuovo due acuti di Vincerò, oggi mi servono proprio, è uno di quei giorni in cui ti prende la malinconia. Vincerò! Mamma mia. Vincerò! Avete capito? Qua non si scherza, ragazzi, qua si ha voglia di cantare. E fino a sera vogliamo non ti lascia cantare. Più. Come cantava la Vanoni, grazie cara, un abbraccio immenso. Poi abbiamo anche, cara Tonia, l'amico Antonio Albano di Parma, del Tulipano, che dice: ciao Nicola, un caro saluto a te e alla bella e professionale Antonio! Tonia. Te lo ricordi, sì? Un grosso bacio, speriamo di rivederci presto, Due appuntamenti annuali al Tulipano, speriamo davvero di riaverli, perché effettivamente ci mancano un po' tutti i nostri circoli, i nostri locali. Poi c'è un amico dal nome Gianfranco Biglia, saluti da Incisa Scapaccino. Ma dai, Asti, ciao ragazzi, grazie che ci state seguendo, un bacione, spero di rivedervi presto anche a voi. Ne abbiamo tanta grazie, voglia. Grazie, continuate così. Poi ti porto i saluti anche dell'amico Luca Vitali da Parma, un saluto alla bellissima e bravissima Tonia Todisco. Bene, bene, allora Tonia. Grazie. Io ho una curiosità, perché su Facebook ho visto qualche immagine di bigiotteria, ti stai dando da fare, dai, hai messo in ballo una tua passione. Guarda che bella, la mia ultima creazione, aspetta che mi avvicino. Ecco, così si vede meglio, sì. È meravigliosa. Com'è nata questa cosa? Guarda, è nata dalla depressione praticamente, perché non sapevo più che cosa fare. L'anno scorso ero veramente sottoterra, perché di colpo ci siamo trovati così a non vedere più i nostri amici a casa. Certo. Noi che avevamo sempre una vita in giro, strade, per locali, con amici, eccetera, chiaramente trovarsi di colpo da sole, non chiaramente per una tua volontà, ovviamente insomma il periodo è stato un po' così. Allora cosa fare, cosa non fare? Un giorno, una sera anzi, ascoltando la TV, c'era della gente che anche loro dicevano: ma io mi sono organizzata, faccio questo, faccio quello, faccio quell'altro, e un'inviata di Striscia, tra l'altro, diceva: guardate, io mi sono messa a realizzare bigiotteria con la plastica.
Allora mi sono incuriosita, no? E questa cosa qui mi ha attratto parecchio. Allora cosa ho fatto? Sono andata in internet e ho trovato appunto come si faceva, cioè è bellissimo, ho iniziato proprio con la plastica, no? Perché se la passi sul fuoco diventano come dei cristalli, e quindi cristalli colorati, e quindi ho iniziato così. Poi invece, non contenta, chiaramente ho iniziato a lavorare l'alluminio, perché a me piaceva tantissimo, e a creare oggetti appunto in alluminio, e poi sono andata avanti. Mi piace tantissimo, mi sono appassionata di cristalloterapia, aiuta tantissimo la salute, la mente, e quindi ho incominciato appunto a seguire anche questa cosa qui e inserire nei miei articoli, nei miei gioielli, delle pietre naturali come l'acqua marina, che è la pietra dei cantanti, perché aiuta tantissimo per quanto riguarda il raffreddore, la gola. Poi c'è l'occhio di tigre, che l'occhio di tigre invece è la pietra del denaro, che attira il denaro. Ma allora quella ce ne vuole tanto. Allora ce ne vuole tanto di occhi di tigre. Ecco, bisogna mettere una perlina dentro il portafoglio, oppure indossare appunto queste perle sotto forma di bracciali, anelli, certo, eccetera. Senti Tonia, se gli oppure amici la formalina che... nera, la gli amici che ci stanno seguendo, se ti vogliono seguire su questa tua nuova passione / attività, dove possono trovarti? Ecco, mi possono trovare naturalmente su Facebook, c'è proprio la mia pagina Tonia Bijou, oppure contattandomi sulla mia pagina, sempre Tonia Todisco, perché tanto metto anche lì le mie creazioni. E così, naturalmente, se acquistate mi date una mano ad andare avanti a creare, perché chiaramente i prodotti hanno anche il loro costo, e allora io ogni giorno faccio qualcosa di nuovo, e quindi sono cose tra l'altro esclusive. Allora ricordatevi Tonia, proprio a mano. Tonia Bijou oppure Tonia Todisco su Facebook. Allora mi viene da dire una cosa: viva l'Italia che si reinventa a questo punto, mi viene da dire, vero? Sì, viva l'Italia! Ecco qua che arriva un altro brano di Tonia Todisco. L'Italia che non piange e non si arrende mai, assolutamente. Noi... Viva l'Italia! Esatto, esatto, noi siamo qui apposta, cara Tonia. Allora Tonia, io l'ultima volta che ho avuto il piacere di incontrarti è stato in quella bellissima, in quella bellissima serata al Parco Mescita di Sant'Andrea Bagni in provincia di Parma, sì? Per la festa appunto del Nima Show, ed era stata una bella serata. Una gran bella serata. Ma tu la tua, vabbè, tu sei in provincia di Cuneo, comunque giri tutto il nord Italia, però da queste parti, Reggio Emilia, Parma, eri presente spesso. Sì, difatti, noi abbiamo sempre lavorato in tutto il nord Italia, fortunatamente, e quindi eravamo un po' di qua, un po' di là, anche se abbiamo fatto, siamo diciamo i più sfortunati a vivere in Piemonte, perché la maggior parte del lavoro si trova proprio a Brescia, a Verona, a Treviso, Parma, sì, sì. Reggio Emilia, quindi appunto dalle nostre parti. Abbiamo sempre fatto tantissimi e vabbè, ma tanto cosa vuoi che siano 200 km in più per voi, no? Ma ascolta una domanda, da un anno a questa parte i ragazzi dell'orchestra stanno lavorando in cose diverse, gli aiuti sono arrivati, come sta andando la situazione? Allora, gli aiuti da queste parti qua, per quanto riguarda la musica, sappiamo benissimo che appunto sono stati proprio miseri, forse certo. Qualcosina è arrivato, ma proprio poca roba. La questione è che la maggior parte dei ragazzi che lavorano con noi, con me, erano tutti musicisti, insegnanti, certo. E le scuole purtroppo anche queste sono chiuse e quindi... Insomma, si sono dovuti... No, ma anche perché diventa poi difficile in una situazione dove l'Italia è tutta bloccata, riuscire a trovare un posto di lavoro per fare anche qualcos'altro, perché la crisi... Esatto, infatti ad esempio io sono andata a lavorare un mese in un bar da un nostro amico, dice ma guarda avrei bisogno, dico ma vengo volentieri, esatto. Perché ci mancherebbe, anzi andare a lavorare è dignità. E poi, quindi, e poi hanno chiuso pure i bar. Infatti, beh, allora, guarda, e quindi niente, c'è da cercare un posto.
avanti con le mie creazioni. Ecco, ma c'è da cercare un posto in un supermercato, non arriveranno mica a chiudere i supermercati, eh? Voglio dire. Sì, oppure in fabbrica, le fabbriche non le chiudono, quindi. Esatto. Va bene, dai Tonia, siamo arrivati al termine di questa prima parte, ricordiamo l'appuntamento dalle 13 alle 13.30 insieme a me su Vado a Liscio, canale 78, saremo ancora in compagnia, ti lascio salutare i miei radioascoltatori. Ecco, un saluto a tutti voi, un saluto al nostro fans club che ci sta seguendo, grazie davvero a tutti e speriamo di rivederci presto, di riabbracciarci e di baciarci nelle nostre serate e viva sempre la musica, mi raccomando. Esatto. E mi raccomando, quando sarà il momento, riprendete a seguirci, ok? Sicuramente. Daniele Spolonti, leggo questo messaggio, poi ci salutiamo. Buongiorno, un caro saluto a te, alla sì. Meravigliosa Tonia, un forte abbraccio, a presto da Bertipaglia. Ma dai, da Bertipaglia, ciao! Mi avevano detto che c'è una festa veramente grande lì, Sì. Allora ci salutiamo, bellissimo. Se avessi ali. Ciao Tonia, a dopo! A tra poco! Ciao!